Legacoop Estense ha promosso una serata speciale in occasione del Coops Day, la giornata internazionale delle cooperative. L'iniziativa si è tenuta il 2 luglio nell'ambito dell'Arena Coop Alleanza 3.0, il cinema estivo organizzato da Arci Ferrara presso il Parco Pareschi. Per questo appuntamento è stato scelto il documentario 50 anni di Clou, la prima cooperativa sociale del mondo nata a Trieste. Ogni anno in tutto il mondo, il primo sabato di luglio, si festeggia la giornata internazionale delle cooperative, il Coops Day. Noi qui a Ferrara già da alcuni anni abbiamo scelto di festeggiarlo qua, all'Arena Coop Alleanza 3.0, ogni anno proiettando un film o un documentario che abbia un'attinenza con il mondo cooperativo, comunque con i valori della cooperazione. E lo facciamo anche grazie ovviamente alle cooperative che oltre a Coop Alleanza 3.0 sostengono l'Arena estiva, e quindi la cooperativa Castello, Assicoop, CPR System, Altra Qualità, Coopma. E quest'anno abbiamo avuto la fortuna che insomma, questo documentario che racconta i 50 anni della cooperativa sociale Clou era disponibile proprio in anteprima, insomma, in questi giorni, e chiaramente è uno degli ambiti di grande interesse per noi e per le nostre cooperative, in particolare le cooperative sociali che anche su questo territorio svolgono un importantissimo lavoro di inclusione e di inserimento lavorativo, ma anche appunto di assistenza a persone anche con disagio psichico. Per noi è molto importante essere qui perché come Alleanza 3.0 noi ci distinguiamo dalle altre aziende della grande distribuzione organizzata, perché per noi è importantissimo il rapporto con il territorio. E rapporto con il territorio significa rapporto con le associazioni che operano sul territorio. E noi collaboriamo non solo con Arci per queste iniziative, ma collaboriamo con tante associazioni che si occupano di volontariato, di ambiente, di cultura, che operano nella provincia di Ferrara. Come Arci ormai appuntamento fisso quest'anno, l'Arena estiva compie 18 anni, quindi diventa anche maggiorenne e ormai sta diventando un appuntamento fisso all'interno dell'Arena Coop Alleanza 3.0, il Coops Day. Quindi noi siamo felicissimi anche perché è un momento bello per la città, è una serata gratuita, è una serata partecipata, è una serata viva, e quest'anno a maggior ragione siamo felicissimi di portare il film 50 anni di Clou, che è un appuntamento che dà veramente vitalità al tema del Coops Day, e quindi questa si aggiunge alle oltre 80 serate che durante l'estivo animano questo bellissimo parco. La pellicola è stata accompagnata dalla presenza della regista Erika Rossi, oltre ai rappresentanti della cooperativa Clou, di Legacoop Estense, di Arci Ferrara e di Coop Alleanza 3.0 e di tutte le cooperative che sostengono il cinema estivo al Parco Pareschi. 50 anni di Clou nasce dal desiderio di celebrare un anniversario, cioè i 50 anni dalla nascita della cooperativa Lavoratori Uniti, Franco Basaglia, nata a Trieste, nell'ex manicomio di Trieste, sotto l'egida di Franco Basaglia nel 1972. Il cinquantenario della cooperativa sembrava insomma un'occasione imperdibile per raccontare quella che è stata proprio un'avventura per la costituzione della cooperativa. Nel 72 infatti Franco Basaglia dirigeva l'ospedale psichiatrico e gli internati lavoravano all'interno del manicomio sotto quella che andava sotto il nome di ergoterapia, cioè lavoravano come terapia del lavoro, l'ergoterapia. Clou è una cooperativa che si è sempre riuscita ad adeguare sia al lavoro che al mercato che alle necessità e alle esigenze dei propri lavoratori e delle proprie lavoratrici. Questo vuol dire che Clou è cresciuta, è adesso una cooperativa che ha oltre 280 lavoratori e lavoratrici, è una cooperativa forte, una cooperativa sul mercato, una cooperativa che vive di appalti, soprattutto di appalti pubblici, quindi di gare d'appalto e di collaborazioni con altri enti, sia del terzo settore che enti profit. Clou è una cooperativa che fa molti servizi, gran parte dei quali sono quelli per cui è nata all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste, che invito tutti a venire a vedere, perché è veramente una perla della nostra regione, della nostra città. Quindi il core business, l'attività principale, quella dei servizi di sanificazione, è tutta una parte dedicata a cura del verde, facchinaggio, trasporti, ristorazione e servizi alla persona.
La parte di quello che noi chiamiamo inserimento lavorativo viene chiamata la nostra mission, ma è una missione in senso vero, perché è una cosa difficile, complessa, ma che dà il senso a quello che facciamo. Il nostro mestiere è dare l'opportunità a persone che provengono da percorsi di disagio, e per questo collaboriamo con i servizi delle dipendenze, con i carcerari, con la psichiatria, per dare un'opportunità di reinserimento nella società a persone che stanno ai margini. Il modo di farlo è il lavoro, uno dei modi di farlo è il lavoro, e noi quello utilizziamo. Farlo è, come dicevo prima, un lavoro faticoso ma molto soddisfacente, perché bisogna accompagnarli un passo alla volta, bisogna coniugare i numeri, l'economia dell'appalto, la sostenibilità di questo genere di attività con il singolo. Bisogna saper stare a livello macro e a livello micro. È un lavoro complicato che si fonda sulle relazioni, su creare reti tra varie realtà, e seguirli passo passo, un po' alla volta, finché si spera, ed è appunto l'obiettivo che noi ci prefiggiamo, quello che un giorno possano tornare ad essere indipendenti e a lavorare possibilmente per noi o con noi, perché noi siamo una società cooperativa, e diventare soci. Oggi, grazie alla cooperazione sociale, appunto, non solo molte persone che altrimenti non avrebbero questa possibilità possono emanciparsi attraverso il lavoro, ma anche migliaia di persone riescono ad avere accesso a servizi di primo livello grazie appunto agli assistenti sociosanitari, agli educatori, a chi gestisce i servizi, e a Ferrara, insomma, con la presenza di grandi cooperative come CIDAS, anche dando lavoro anche a centinaia di persone del posto.